Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video su DSA. Oggi vi parlerò di un metodo che ho scoperto così per caso, per curiosità, per rilassare tutta la muscolatura del corpo. Si tratta di un tappetino con cuscino che ho acquistato su MacroLibrarsi per curiosità, appunto. Appena l'ho visto mi sono spaventata. Soprattutto quando mi è arrivato, ho spacchettato e ho visto che c'erano tutti questi microaghi, che non sono propriamente degli aghi, con queste zone appuntite su cui bisogna sdraiarsi. Posiziono cuscino e tappetino su un tappeto yoga oppure sul letto e mi ci sdraio sopra senza i vestiti, cioè almeno senza la maglia. Se metto una maglia sottile non riesco a sentire nulla. Appena mi ci sono sdraiata, molto titubante la prima volta, ho provato un po' di dolore. Ma dopo 2 minuti il dolore è scomparso e è cominciata ad arrivare una sensazione di calore sulla pelle e sulla muscolatura. E questa sensazione di calore era accompagnata da una sensazione di rilassamento profondo, un rilassamento così forte che solitamente io riesco a provarlo quando sono in acqua distesa e calma e tranquilla. Ma non sempre è possibile mettersi in acqua. È diventata quasi una sorta di dipendenza perché di stanca sono sempre stanca a fine giornata. Dopo aver lavorato circa 10 ore, non puoi far altro che pensare a qualcosa per distendere la muscolatura, soprattutto quella di collo, spalle, schiena, zone in cui io maggiormente accumulo tensione. Per non parlare poi di piedi. Che se capita di stare molto tempo all'impiedi, comincio ad avvertire quella sensazione di fastidio, di intorpidimento, che in qualche modo devo risolvere, altrimenti poi non riesco neanche a dormire. Ciò che ho notato utilizzando questo dispositivo è che il sonno viene conciliato, quindi è veramente piuttosto utile se si soffre di insonnia e se, come me, si ha un problema di insonnia quando si è troppo stanchi. Adesso che lo utilizzo praticamente tutti i giorni, me lo sono portato pure in vacanza, a dire la verità, riponendolo nella sua custodia, la sensazione di calma e di rilassamento muscolare me la porto per tutta la giornata. Al mattino mi risveglio veramente molto riposata, anche se mi sveglio molto presto, mi sveglio all'alba. Per quanto riguarda il rilassamento dei piedi, ho utilizzato anche questo tappetino, però mettendocisi in piedi, la pressione esercitata dal peso del corpo è piuttosto forte, quindi il fastidio che si avverte sulla zona plantare è maggiore rispetto a quando ci si sdraia su. Se lo si fa da seduti, quasi quasi non si avverte nessuna sensazione, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Una bella scoperta sono state queste palline che mi sono arrivate ieri e già da subito le ho utilizzate. Si tratta di palline che servono per massaggiare alcune zone muscolari del corpo, soprattutto braccia, mani, piedi, schiena e la zona della cervicale. Le ho utilizzate principalmente sulla zona plantare dei piedi, facendole ruotare oppure scorrere. Le ho scoperte tramite un video di Arianna di Migliora la tua vista su Instagram, in cui fa vedere come utilizzarle. Cioè facendole scorrere sulla pianta dei piedi tra il pavimento, il tappetino yoga, che è molto più pratico perché evita uno scivolamento sia dei piedi sia anche della pallina. E in questo modo si va a stimolare la zona plantare che, come ben sapete, è collegata ad altre zone del corpo. Le ho utilizzate ieri e stamattina e devo dire che i benefici già si notano. Mi sento molto più carica, più rilassata, come se fossi stata a una seduta di massaggio con un esperto, praticando tutto questo direttamente a casa mia in tutta comodità
con i miei orari soprattutto. Grazie per aver guardato questo video, fammi sapere nei commenti cosa pensi di questi dispositivi, se ti hanno incuriosito in qualche modo, se li conosci già, li utilizzi. Ci vediamo alla prossima su DSA. Se non sei ancora iscritto o iscritto al canale, fallo subito, attiva la campanella da smartphone per ricevere notifiche sui prossimi nuovi video che metterò. Ciao!